È partito dal binario 9 della stazione centrale oggi alle 15 il pellegrinaggio promosso dall'Unitalsi Campania diretto a Lourdes. Sul treno per il santuario francese oltre 500 persone, tra cui 150 bambini affetti da varie disabilità, accompagnati dai loro genitori, ed oltre 250 tra volontari, medici e cappellani. Il viaggio, che è stato salutato dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris, è stato possibile grazie all'impegno dei soci dell'associazione, in particolare della sottosezione napoletana, che ha consentito di raccogliere oltre 50.000 euro. È un viaggio importante perché manifesta tutta quella gioia che portiamo dentro come Unitalsi e che nei bambini viene fuori prepotente. È un viaggio importante per loro ma anche per noi, perché vogliamo anche attraverso di loro dimostrare che il pellegrinaggio è un momento di felicità, non di abbattimento, non di dolore. Una forte emozione l'ha definita il sindaco Luigi De Magistris, perché nonostante le sofferenze ho visto tutti con un sorriso. Un grande lavoro delle famiglie e dell'Unitalsi che dà speranza e deve essere un esempio.